Salve a tutti e bentornati sulle perle di Vale. Oggi un nuovo video, vi faccio vedere il nuovo plotter di Casa Cameo ed è la Curio 2. Io ho già fatto diverse prove e devo dire che è stupenda. Sono rimasta affascinata proprio da questa macchina, che è molto diversa dalla Curio 1. Comunque dopo vi farò vedere. Ora vi voglio dire come fare ad aggiornare il software per fare in modo che poi la nostra Curio venga nel tipo di macchina e diciamo in queste icone qua. Ok? Quindi prima cosa dobbiamo andare a vedere che versione abbiamo di Silhouette. E qui io ho questa, è l'ultima versione. Io l'ho già scaricata e mi riconosce già la Cameo, scusate, la Curio 2. Se voi non avete questa versione, dovete andare sul sito di Silhouette America e andare in software e vi scaricate l'ultima release che è questa. Una volta che è scaricata, la installate e quando avete finito l'installazione, dovete avere tra le macchine, come vedete, Curio 2. Se non avete queste, vi basta collegare la macchina e accenderla e automaticamente verrà fuori questo. Questa è l'area di lavoro della Curio 2 e ora vi voglio far vedere una cosa bellissima. Vedete qui cosa c'è scritto? Vassoio elettrostatico, cioè vuol dire che quando andremo a mettere il nostro foglio, che poi vi farò vedere, c'è un pulsante nella macchina che attacca il nostro foglio e di conseguenza non abbiamo bisogno di mettere colla e così quando andiamo a togliere il nostro disegno, la nostra figura non si deformerà o non si romperà e questa è una cosa bellissima. Quindi, fatto questo, andiamo a verificare che abbiamo macchina Curio 2, deve venire il vassoio auto elettrostatico e tappetino solo foglio protettivo. Cioè, cos'è? È un foglio, poi vi faccio vedere, trasparente, non è il solito tappetino che abbiamo anche nella Cameo 4, perché la 5 non ho la possibilità di verificare, ma penso che sia uguale a questo. Bene, detto questo, io vi voglio far vedere, andiamo in via. Ora qui mi dice non disponibile perché io in questo momento ce l'ho spenta. Se io la vado ad accendere, vi ricordo che questo va anche con il Bluetooth. Ecco, vedete, mi dà sincronizzazione e poi è pronto. Una volta che è pronto, non facciamo altro che andare nella nostra area disegno. Ritorniamo in quest'area qua e vi voglio far vedere una piccola prova di come taglia senza rovinare alcun disegno. Scusate, non nel negozio, vado nella mia libreria e mi prendo diciamo uno molto elaborato per farvi vedere come taglia. Vediamo. Un centrino, ok? Mettiamo questo, ok? Togliamo questo che adesso separo. Scusate, separo, questo lo tolgo. È solo per farvi vedere come taglia senza rovinare nulla. Quindi vedete, questo c'ha molto elaborato.
Io adesso andrò a prendere un foglio A4, che è quello per la stampante, quindi è un foglio molto sottile, per farvi vedere come riesce a stare attaccato senza la colla. Bene, ora andiamo in via, ma prima di dare in via vi faccio vedere nella macchina com'è strutturata. Quindi ci vediamo dall'altra parte. Ok, questa è la Curio 2. Ora mettiamo lo zoom che ve la faccio vedere tutta. Vedete? Quando la comprate, vi viene fornita in questo modo il tappetino. Come vedete, questa parte qui e questa qui sono distaccati. Allora, come dobbiamo fare a inserire questo tappetino? Non facciamo altro che metterlo nella sua guida, in questo modo. Poi ci sono due pulsantini qui, se vedete questo e questo, è per bloccare in modo che quando andiamo a tagliare non esca questo qui, il tappetino. E questo è il foglio. Vedete, trasparente in acetato da mettere sopra, quindi non ci vuole più il tappetino con la colla, ma semplicemente questo, che poi questo verrà tramite un bottone che dopo vi farò vedere, viene attaccato alla base. E questo serve per non far rovinare questo, perché ci sono i ricambi, ma costano, quindi è meglio sempre stare attenti a non rovinare il sotto. Come vedete, la macchina è a un pezzo unico, cioè non è come la Cameo o come la Curio 1, che era il tappetino che si muoveva avanti e indietro. Questo invece è la macchina che si muove e questo rimane fermo. E visto che io ho poco posto, per me è validissimo questo metodo. L'unica cosa è che abbiamo un'area di lavoro 30x30 e non possiamo metterci i tappetini da 30x60, mi sembra, insomma, quelli lunghi. Quindi la massimo è 30x30, che è già molto di più a confronto della Curio 1, che era un'area di lavoro piccolissima. Poi abbiamo le due slot dove mettere le lame. Qui ci va l'autoblade, che è questa, che va sempre inserita nella prima parte. Si va a inserire così e si va a chiudere lo scatto per fissarla. Farò anche poi un video tutorial sulla laminazione, quindi ci sarà un'altra punta e vi farò un po' vedere quello che fa. Oggi però vi mostro solo la parte più diciamo essenziale per partire. Come vedete, qui abbiamo dei pulsantini. Questo è il Bluetooth, perché dovete sapere che questa macchina va col Bluetooth, quindi quando aprirete il pacco come me, che non mi sono trovata il cavo USB, mi sono un po' preoccupata, ma in realtà non ci vuole. Io gli ho messo questo della Vi faccio vedere che ho quello che avevo della Cameo e ha questo attacco, mentre l'altro ha la parte USB che va nel PC. Si possono anche acquistare a parte, quindi se volete potete acquistare benissimo a parte. Io ce l'avevo già e anche quelle sono anche quelle, per esempio, io me ne sono trovate anche delle mie stampanti che stampavo normalmente quando facevi i disegni. Quindi ho tenuto il cavo e va bene anche quello. Poi abbiamo questo pulsantino qui che quando andremo a mettere sopra il nostro foglio, cliccando questo, l'aria viene tutta atterrata in fondo, assorbita, diciamo, e questo sarà attaccato senza la colla, come verrà attaccato poi il foglio e poi vi faccio vedere. Questo qui invece, quest'altro pulsantino qua, come vedete, questo qua, è per far riconoscere alla macchina dove
il materiale che andremo poi a selezionare. Quindi lui automaticamente fa la misura del materiale e poi taglia senza dover andare a settare nessun'altra cosa, né numero né velocità, niente, fa tutto lui in automatico. Poi, se voi avete delle cose che non è nell'elenco, che poi vi farò vedere, si può sempre salvare la vostra impostazione e una volta che mettete quel materiale, gli date il nome del materiale, la macchina lo riconosce. Questo. Se clicchiamo qui, vediamo i pulsanti avanti e indietro e la pausa. Cliccando qui ritorna avanti, indietro e a destra e a sinistra. Bene, io ho detto questo, vi faccio vedere dal software per impostare, per avviare la macchina al taglio, quello che è la finestrella che si apre, quello che vi dice. È semplicissimo, vi fa vedere addirittura i passaggi. Ci vediamo dall'altra parte che vi faccio vedere. Scusate, mi ero dimenticata di farvi vedere prima di tutto come si posiziona il foglio e il nostro tappetino, prima di farvi vedere la finestrella che vi dicevo. Quindi dobbiamo mettere il foglio, questo di acetato, a pari al nostro fondo, vedete? Così. Poi andiamo a mettere il nostro foglio, cercando di fare bene, aderire bene, mettiamolo in questa maniera, perché qui c'ha un'orecchia. Vedete? Andiamo a posizionarlo per il taglio e vedete qua abbiamo queste due, come vi ho detto, questa icona qua, che se spingiamo qui si accende, il tappetino diventa elettrostatico. Quello che vi dicevo, elettrostatico, che toglie tutta l'aria e attacca benissimo alla base. Vedete che il foglio, anche questo, non si muove. Se io faccio così, non si muove proprio. Quindi non serve più la colla e vedrete come taglia e come viene perfetto il disegno. Bene, ora vi faccio vedere la finestrella che vi dicevo prima per continuare e poi andare al taglio. Bene, ora che vi ho fatto vedere come si attacca il nostro foglio alla nostra base, andiamo a tagliare. Qua, mi raccomando, nel materiale dovete cercare il materiale che appunto abbiamo sulla macchina. In questo caso io ho la carta per fotocopiatrice media. Qui mi farà autotaglia, autolama rilevata e non devo fare nient'altro. Ora se io do invia, come vedete si apre questa finestrella che mi dice che la curio è pronta e qui mi dice caricare carta per fotocopiatrice media. Io faccio, se faccio carica, mi fa vedere quello che io vi ho fatto vedere, vedete? Vedete, mi fa inserire il tappeto, il tappetino sopra, il foglio di carta, il bottone, quello che dobbiamo spingere. In questo caso ci fa vedere che dobbiamo, si può anche mettere un po' di nastro carta. Io non gliel'ho messo e mi ha tagliato benissimo. Ora facciamo una prova senza nastro carta qui. Ok? Poi vedete? Ok? Vedete questo? Questa che abbiamo anche nella macchina e l'abbiamo anche qua avanti e mi dice carica e qui vi fa vedere cosa serve la freccia alto e basso, vi fa vedere dove caricare, dove mettere l'autolama, vedete? Vi dice di spingere e arrivate a questo punto e abbiamo due spunte verdi, quindi vuol dire che è ok. Qui dice rilevamento automatico dello spessore del materiale attivato.
questo è attivo, se io clicco qui lo disattivo, però io invece voglio attivarlo, perché poi vi faccio vedere. Facciamo invia, abbiamo dato invia, non dobbiamo toccare nessun'altra icona, perché se vi ricordate il rilevamento del materiale della carta l'abbiamo dato alla finestrella. In caso contrario dovremo darlo a una un'icona che viene qua. Ora inizia a tagliare il nostro materiale. Sentite che rumore, questo è il massimo rumore che fa la curio. Come ho detto, se il foglio vedete che un po' vi si sposta, potete mettere un po' di nastro carta, ma io non l'ho messo, ho fatto le prove e mi è venuto benissimo il disegno. Quindi aspettiamo che finisca e poi vi faccio vedere. Ecco qua, la macchina ha finito. Prima di farvi vedere il disegno, che non vi ho detto prima, vedete che questo spazio qua serve perché se vogliamo mettere un'agenda, per esempio, e vogliamo scrivere, diciamo, abbellire la nostra agenda, con questa altezza possiamo caricare diversi millimetri di materiale. Mi sembra fino a 3 centimetri, se non sbaglio. Questa macchina taglia anche dei spessori, diciamo, abbastanza importanti, e poi vedremo quando mi arriverà anche la fresa che fa sul plexiglass disegni e su altro materiale, la pelle, insomma, diciamo, fa delle incisioni bellissime. Però questo in un secondo momento, perché purtroppo ancora creativamente non sono arrivate questi tipi di punte. Bene, detto questo vi voglio far vedere, vedete, se io adesso tolgo il mio foglio, vedete, rimane il disegno, quindi vedete come si è tolto bene, no? E io vado a sfilare il mio disegno, vedete, guardate che bello, perfetto. Non c'è nessun, non è deformato, qui è rimasto un pezzettino, lo togliamo, vedete, non è deformato, non abbiamo fatto fatica a toglierlo, perché vedete l'altra parte è rimasto attaccato al nostro foglio che poi si andrà a pulire. Quindi questa è una bellissima cosa, mi piace tantissimo, perché non rovina assolutamente i nostri lavori. E che dire, io la consiglio vivamente questa macchina. Certo, non ha l'area di lavoro che ha una Cameo. Io adesso la Cameo 5 non so le caratteristiche perché non ce l'ho. Vedrò di fare poi di acquistarla in un secondo momento e poi magari farò anche un video con quella, però per adesso penso che questa macchina qui sia il massimo. Bene, io ho detto questo, spero di essere stata chiara. Se avete qualche informazione in più, o non avete capito bene, o mi sono dimenticata qualcosa, mettetemelo nei commenti sotto e vi risponderò. E a breve farò anche un altro video tutorial di come fare una laminazione, cioè con il foil a caldo con la sua punta dedicata.
Come ho detto, per ora è tutto. Andate sul sito di creativamenteplotter.it del sito Simone e se siete nuovi clienti, se mi contattate vi farò avere un codice sconto per acquistare sia macchine che materiali. Detto questo, vi saluto e ciao al prossimo video!